Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, oggi vi parlo di uno degli youtuber italiani più storici. Non è stato il primo youtuber che ho iniziato a seguire, il primo youtuber è stato un altro, e ve ne parlerò più avanti, però è stato veramente nel gruppo dei primi 5 youtuber che seguo da più tempo. Ho cominciato a seguirlo prima ancora di cominciare a pubblicare video costantemente su YouTube. Lui è Daniele Selvitella, anche detto Daniele Doesn't Matter. Trovate il link del suo canale sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda, probabilmente lo conoscete già. Se non lo conoscete, vi consiglio di andare subito a vedere il suo canale e iscriversi, perché è veramente molto bravo. Daniele ha cominciato la sua avventura su YouTube mostrandoci quelli che erano i video virali, quelli che erano i video più particolari, quelli che erano i classici video stupidini e comici che giravano per la rete. E poi, andando avanti nel tempo, ha integrato nel suo format un altro format in cui ci parla in maniera un po' ironica, un po' comica, di quelle che sono le cose che accadono nella vita quotidiana. E ancora continua a unire, appunto, a quello che accade nella vita quotidiana alcuni video molto particolari. E adesso vediamo di analizzare un pochettino alcuni dei video che ha pubblicato e di capire che cosa intendo nello specifico. Il primo video che vi segnalo è Gli effetti della droga, che non ha in realtà nulla a che vedere con che cosa succede a drogarsi. Lui ci dice ironicamente: chiarisco subito una cosa, solo gli effetti della droga possono spiegare alcune cose che vedrete nei video oggi. Ci presenta tre video che gli sono stati segnalati, di cui uno di un musicista dell'Est Europa, di un cantante e musicista dell'Est Europa, che devo dire che se Daniele non è riuscito a farlo diventare lui famoso in Italia, ha comunque contribuito tantissimo alla sua diffusione in Italia. Quindi il primo video, Gli effetti della droga, lo trovate sul doobly-doo e lo trovate sulla scheda. In merito al discorso del parlare con ironia e anche un po' comicamente di quello che succede nella vita di tutti i giorni, a questo punto vi presento un video un po' particolare, che fa vedere anche lo spirito molto simpatico di Daniele, che non solo ci parla di queste cose, ma recita anche delle brevi scenette interpretando diversi personaggi, fa un uso molto intelligente del green screen, tutta questa serie di personaggi che ha costruito nel tempo, che sono molto simpatici. E questo video è 10 cose che non vuoi sapere. E ci dice, appunto, ci sono tante cose che le sapete, ma una volta che le sapete, poi considerate che non avreste più voluto saperle, quindi date un'occhiata anche a 10 cose che non vuoi sapere, video che trovate sul doobly-doo e sulla scheda. E infine voglio segnalarvi un video un pochino più datato, che racconta un momento della vita di Daniele e un modo di vivere con ironia anche questo momento comunque molto difficile. Daniele tempo fa ha avuto un incidente stradale con l'auto e da una parte ha lanciato appunto un messaggio invitando alla prudenza e comunque costruendo con la sua simpatica ironia un video molto interessante eppure divertente. E questo video, che ripeto è un po' datato, però secondo me merita, infatti nel presentarvi Daniele ho pensato di riguardare un po' i primi video con cui lo avevo scoperto quando mi ero iscritto al suo canale, quindi piano piano di vedere anche qual è stata la sua crescita. E questo è stato un video che ha qualche anno, ma che rimane un po' quello che ho trovato più interessante anche per il tipo di messaggio lanciato. Il video è Incidenti incidentati, sempre lo trovate sul doobly-doo e sempre lo trovate sulla scheda. Lui è Daniele Doesn't Matter. Andate e iscrivetevi al suo canale se non l'avete già fatto. Bene, detto questo, adesso voglio parlarvi della bucket list, che non ha niente a che vedere con una secchiata di acqua gelata.
ho già dato. La bucket list, letteralmente la lista dentro il secchio, non so bene perché si chiama così questa cosa, anzi se qualcuno sa l'etimologia di questo termine e vuole spiegarmela nei commenti, perché ho cercato in giro ma non ho trovato nulla di veramente affidabile, ci sono varie teorie. La bucket list, comunque, come dicevo, è la lista delle cose che si vogliono fare, dei risultati che si vogliono ottenere, delle cose che si ha intenzione di realizzare prima di morire. Che non è una cosa negativa, cioè uno pensa «ok, sono le mie ultime volontà, il testamento». Al contrario, invece, sono dei risultati che una persona dice «io voglio raggiungere questi risultati per poter dire «ok, ho vissuto la mia vita al meglio, mi sono divertito, ho ottenuto dei risultati che mi sono posto, a questo punto la mia vita si può definire completa e vissuta nella maniera più corretta». Forse è un po' eccessivo, però considerate che ci sono delle bucket list che contengono uno o due elementi, ma ci sono delle persone che hanno delle bucket list molto 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 lunghe. Quindi ci possono essere decine, centinaia, se non migliaia di obiettivi che si vogliono raggiungere. Di per sé porsi degli obiettivi, secondo me, è comunque una cosa importante nella vita, ma soprattutto porsi degli obiettivi e riuscire a realizzarli penso sia un eccellente elisir per l'autostima, come il volontariato, che era una delle cose della mia bucket list. Infatti vorrei condividere con voi alcune delle cose che mi piacerebbe realizzare prima di concludere la mia vita. Non vi dirò tutto quanto, perché pur avendo scoperto l'esistenza del concetto stesso di bucket list solo pochi anni fa, ed esserne rimasto incuriosito, ho cominciato nel tempo a raccogliere delle idee. E tralasciamo il visitare determinati posti o l'incontrare determinate persone, che è una delle prime cose che si va a pensare di scrivere sulla propria bucket list, eppure sì, lo ammetto, sicuramente almeno una volta nella mia vita mi piacerebbe assistere alla cerimonia di chiusura del confine tra India e Pakistan. Da una parte ci sono dei posti che mi piacerebbe visitare, ci sono delle persone che mi piacerebbe incontrare, però c'è una cosa che mi piacerebbe fare almeno una volta nella mia vita, ed è visitare tutto il mondo, non tanto per vedere i luoghi, quanto per incontrare le persone di tutto il mondo, tanto per potermi confrontare con le persone, con i ragazzi, con i bambini, con gli adulti, con chi lavora, con chi vive nelle varie parti del mondo, con chi vive con semplicità, con chi vive con difficoltà, con chi vive come me, come tutti noi, vedere quali sono le differenze culturali, ma non per aver letto delle differenze culturali su internet, sulla Wikipedia o da qualche parte, ma vedere proprio toccare con mano le differenze culturali. Questa è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, conoscere la diversità degli uomini e avere tutta questa grande diversità che comunque ci rende tutti uguali. Penso che sia un sogno che prima o poi so che riuscirò a realizzare. E un altro sogno che mi piacerebbe realizzare, un risultato che mi piacerebbe poter raggiungere, è una volta nella vita di fare un volo in mongolfiera. Sono curioso, è una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, che prima o poi so che riuscirò a trovare l'occasione e la situazione che mi permetterà di farlo, però questo è uno dei risultati che volevo condividere con voi. E voi, invece, avete una bucket list, una lista delle cose che vorreste fare nella vostra vita, di risultati che vorreste raggiungere? Non ce l'avete e vi ho incuriosito e avete intenzione di realizzarla? Oppure appunto ce l'avete e volete condividere con me, con tutti noi, qualcuno dei vostri desideri? Oppure pensate che sia una inutile fesseria? Non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene ragazzi, io ho concluso. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati assieme a me in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, se vi ha incuriosito, se vi ho fatto conoscere l'esistenza della bucket list, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici. Potete condividerlo anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale. È gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e soprattutto non perderete tutti gli altri video che pubblico sul mio canale. Vi ricordo, tra parentesi, di iscrivervi anche al mio canale Telegram, trovate il link sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo sul mio canale. Io sono Grizzly, grazie ancora, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!